E noi restiamo in tema di infrastrutture, parliamo dell'aeroporto di Bologna, lo facciamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio, che è Nazareno Vento, l'amministratore delegato del Marconi. Buonasera, grazie per essere venuto al nostro ospite questa sera. Voi avete appena approvato il bilancio, con quali risultati? Approvato questo pomeriggio, risultati direi molto positivi, crescita del traffico passeggeri 3,8%, ricavi a 114 milioni di euro, margine a 38,7 milioni, un utile netto di quasi 18 milioni di euro. Senta, veniamo all'argomento che ci interessa più da vicino a noi viaggiatori, quali nuovi voli che avremo all'aeroporto Marconi di Bologna? Allora, il volo più significativo del 2019 è sicuramente la partenza del diretto per Philadelphia, Stati Uniti, che avverrà all'inizio di giugno. Però voglio citare anche destinazioni, noi siamo molto ben connessi a Bologna per fortuna e continuiamo a crescere, avremo un volo per Helsinki che partirà ad aprile e anche un nuovo volo per Tel Aviv con Ryanair che partirà in autunno, quindi diciamo destinazioni nuove per Bologna per connettere ancora meglio la città e il territorio. Ma quali sono le destinazioni più forti all'aeroporto Marconi? Attualmente in termini di quantità di passeggeri sono Catania e Parigi, le principali, e Londra, sono internazionali Parigi e Londra e Catania che è una destinazione che va molto bene da Bologna. Senta, c'è una novità in arrivo, era inaugurato tra pochissimo il People Mover. Il People Mover, lo spieghiamo per chi non lo sa, non è di Bologna, è quella navetta monorotaia, diciamo in gran parte sospesa, che collegherà la stazione all'aeroporto, 7 minuti, insomma l'inaugurazione dovrebbe essere a breve. Ce lo auguriamo, dovrebbe essere in primavera, noi abbiamo completato la parte di nostra competenza, che era la passerella che collega il terminal alla stazione in aeroporto del People Mover. E partirà a breve, sarà sicuramente un grande vantaggio di accessibilità e migliorerà la nostra capacità di attrarre passeggeri anche fuori dalla regione. Ecco, voi che vantaggi vi aspettate, diciamo, in termini di cifre, di passeggeri? Sicuramente non tanto in termini di maggiori passeggeri, quanto in capacità di facilità di accesso all'aeroporto. La competizione tra aeroporti e tra territori si basa anche sull'accessibilità via terra e su questo siamo già abbastanza unici per il territorio in cui siamo e lo saremo ancora di più col People Mover. Ecco, voi che insomma andate veloci, guardiamo già al futuro, quali sono le novità che arriveranno nel prossimo futuro all'aeroporto di Bologna? Beh, sicuramente dovremo aprire i cantieri, questo so che è un tema generale in Italia e sicuramente per noi vale, siamo cresciuti molto negli ultimi anni, adesso abbiamo un piano investimenti importante di circa 200 milioni per i prossimi 5 anni che è stato approvato dal nostro consiglio un mese fa e adesso abbiamo veramente bisogno di procedere con la conferenza dei servizi sul territorio che partirà a breve. Ci serve l'aiuto di tutto il territorio per partire con i cantieri il più breve tempo possibile. Grazie, grazie al nostro ospite che è Nazareno Vento, l'amministratore delegato dell'aeroporto Marconi di Bologna. Grazie.